Let's go, belli di Mama Power. E come avete visto dall'intro un po' divertente, in questi giorni ho fatto dei video riguardanti Infinite Warfare e anche Battlefield 1. Ho ricevuto dei commenti veramente particolari da accapponare la pelle, proprio da rabbrividire. E voglio parlarvi proprio di questo e spiegarvi un pochino di cose. Per prima cosa, molte persone di voi, no, non molte, anzi, poche persone in questo caso, non hanno capito il messaggio che ho detto nel video riguardante Infinite Warfare, il perché non mi piaceva chi metteva dislike. Per prima cosa, ragazzi, pensateci, in soli 6 giorni Call of Duty Infinite Warfare è diventato il quinto video con più dislike su YouTube. E quindi mi chiedo, come fa un video a raggiungere in così poco tempo così tanti dislike? Credete che siano tutti fan di Call of Duty? Credete che siano tutte persone che amano Call of Duty? No, quelle sono persone che lo fanno perché trendano, perché qualcuno gli ha detto andate a mettere dislike, fatelo, perché le persone ormai non hanno più una personalità nel mondo di oggi, non sanno ragionare con la propria testa e non sono in grado di pensare a quello che gli dice una persona. Io, come ho detto e ribadito nel video, non mi interessa chi ha messo dislike perché non gli piace il video, perché non gli è piaciuto il montaggio, la grafica, l'ambientazione, eccetera, eccetera, perché va bene, siete fan di Call of Duty, è un vostro dovere dare la vostra opinione, ma non è giusto mettere dislike perché qualcuno vi ha detto di farlo, perché se tutti dicono ah, mettiamo dislike, dai, siamo quasi a 1 milione, che figata, così tutti a mettere dislike, perché questo fa male a una casa come Activision e in questo caso Infinity Ward. Quindi pensate a questo, che è una cosa molto stupida, imparate a ragionare con le vostre teste, come quello che vi dico io. Esaminatelo, non prendetelo come una verità assoluta perché mi dà veramente tanto fastidio questa cosa. Come vi ho sempre detto, preferisco che voi ragioniate con la vostra testa su quello che vi dice una persona, che prendiate invece per legge, per come indicazione qualcosa. È una cosa che mi dà veramente molto fastidio e odio in una maniera scandalosa, perché vuol dire che ormai viviamo in una società in cui le persone non sono in grado più di utilizzare il loro cervello, di avere una personalità, ma si accomodano tutte alla massa. Un'altra cosa poi che mi è capitata proprio riguardante questo video, mi viene da ridere, ragazzi, scusate, perché fa ridere pensare a queste cose. Sono persone che mi hanno accusato di essere un bambino codaro. Io quello che mi chiedo, ma voi che mi conoscete qui sul canale, magari lo sapete, ma molte persone non lo sanno, ma io oltre a Call of Duty non gioco ad altri giochi, gioco a Dark Souls, gioco ad Overwatch, gioco a, sto vedendo i giochi con là sopra, gioco a qualche MMO, Hearthstone, Heroes of the Storm, Uncharted, Rocket League, FIFA, ecco, quelli sono già un pochino di giochi diversi. Non gioco solo a Call of Duty, non ho solo Call of Duty, Destiny anche. Quando vedete la mia home della Play, quando streamo, faccio video, è pieno di giochi perché sono un giocatore, sono un videogiocatore. Non sono ovviamente principalmente riguardante Call of Duty perché sono stato un competitive player per tantissimo tempo, facevo solamente quello, è normale, ma non sono un fan sfegatato di Call of Duty. Come sapete, io tante volte ho criticato Call of Duty, tante volte ho detto gli sbagli, ma non l'ho mai detto prima di qualcosa, l'ho sempre detto dopo, all'uscita del gioco, quando l'ho testato, perché un libro sì, si può giudicare dalla copertina, perché se io sto cercando un romanzo fantasy, di certo vedo un romanzo di cucina, mi prende tipo un colpo, dico che cazzo è sta roba. Però allo stesso tempo, in questo caso, Call of Duty c'è veramente un eccesso di dislike dietro, di persone che non sanno ragionare, di persone che lo fanno solamente per accomodarsi alla massa, di persone che nemmeno guardano o seguono Call of Duty. Poi ovviamente ci sono anche quelli che lo seguono, che non gli piace e va benissimo questa cosa. Comunque, quello che vi voglio dire è che ho ricevuto altri commenti esagerati come Power, dato che tu andrai in Francia lavorerai per Activision. Io ho fatto come lavorerà per Activision? Prima cosa, magari andasse a lavorare per Activision, sarebbe uno sbaglio di soldi, sarebbe un lavoro divertentissimo e molto tranquillo. Seconda cosa, ragazzi, io non vi dirò mai per chi andrò a lavorare, per quale marchio, per quale brand. E sapete perché? Perché se lo facessi, se ve lo dicessi, io so già che molte persone, come funziona qua in Italia, mi vedrebbero come se fossi solo pro quel marchio, come se volessi spingere solo quel marchio, come se io fossi quel marchio. E invece voglio che le persone mi vedano come Giorgio Calandrelli o Power, o entrambe le cose, e niente, sono quella persona. Poi se lavoro per un marchio è un'altra cosa. Non voglio che le persone mi guardino e mi seguino
pensando che io lavoro e spingo quel marchio sbattendomi di tutto il resto, perché come sapete sono sempre stato onesto con voi, vi ho sempre detto la verità pure sui miei guadagni, su tutte queste cose, sono sempre stato abbastanza onesto, vi ho sempre detto tutto, quindi è brutto vedere queste cose e quindi sicuramente non vi dirò perché andrò a lavorare, ma una cosa ve la dico, non vado a lavorare per Activision. E seconda cosa, ragazzi, mi spiegate questa cosa, mi stanno tipo incrociando gli occhi per stare così vicino. Spiegate questa cosa. Io ho 8.000-10.000 views a video. Secondo voi l'Activision viene a pagare me per fare video su Infinite Warfare? Cioè, ragazzi, la gente che dice che mi hanno pagato per fare quei video, secondo me è un po' scema. Cioè, secondo voi vengono a pagare me per fare video su Infinite Warfare? No. No, raga, no. Non vengono a pagare me, vanno a pagare magari se lo fanno YouTuber più grandi. E qui si passa un altro punto. Dato che stiamo parlando di pagare persone per fare video, ora vi voglio dire una verità su YouTube che molti di voi non sanno. E qui mi ci metto in mezzo pure io. Molti YouTuber, la maggior parte, viene pagata per fare cose, attività su vari giochi, per andare ad eventi, viene pagata per, gli viene pagato viaggio, spese e dei soldi per andare a un evento e poi fare video su quell'evento, per fare video su quel gioco. Anche io sono stato pagato, ragazzi, sono onesto con voi, ma io sono sempre stato pagato per quello che mi piaceva e volevo fare. Mi sono arrivate offerte di cose che non volevo fare e non mi piacevano, e le ho sempre rifiutate. Perché non sono una persona che si contraddice, cioè io non vi porterò mai un gioco, che ne so, per un giorno e poi non lo tratto più solamente perché mi hanno pagato per fare quel video o me l'hanno chiesto. E non mi pare giusto, come Overwatch. Overwatch, ragazzi, per fare tutti questi video, eventi di questo mese. Ovviamente tutti noi YouTuber e anche i VIP come Romagnoli e Gallinari siamo stati pagati per fare gli influencer, influenzare le persone, ma io non avrei mai accettato una cosa del genere se non mi fosse piaciuto il gioco, se non l'avessi mai trattato sul mio canale. Voi lo sapete che io l'ho trattato anche prima di andare all'evento segreto di Overwatch, anche prima che uscissero delle news su io che avessi fatto team, diciamo una sorta di squadra per un evento con gli Illuminati. E specialmente, ragazzi, dovete pensare che ovviamente gli youtuber hanno un potere enorme, specialmente qui in Italia. Ciò che dicono è quasi legge per chi li segue. Quindi è normale che in questi grandi brand, ma anche gli sponsor, perché se io sono sponsorizzato da Razer, è perché loro credono che ovviamente io gli faccia fare più vendite portando Razer, ma come può essere la scaffa così, tramite la mia immagine? Questo perché sono un competitive player, ma perché ho accettato Razer? Prima di tutto perché nessuno mi sponsorizzava per cuffie e altre cose, ma perché io qua ho tutto di Razer, ragazzi? Per chi conosce il mio setup, cioè sa già che io ho queste cose qua. Io sono Razer addicted, c'è un sacco di cose della Razer. E quindi perché non accettare un marchio di cui già mi piace, già ho delle cose? E perché non aiutarlo a spingere dato che entra in Italia e può investire soldi magari nell'ambiente competitivo? Perché il mio canale, ragazzi, si occupa di competitive. A me raramente vengono persone a chiedermi di fare video su cose che non sono competitive, forse perché sono l'unico forse canale competitivo italiano. Però allo stesso tempo non accetterei mai di fare qualcosa che non mi piace fare o che non vorrei fare. E specialmente non vi porterei mai qualcosa che so che non vedreste, come sapete che già faccio, perché se fosse così io porterei tantissimi giochi che mi piacciono, ve li farei vedere, vi farei vedere quanto mi diverto mentre gioco questi giochi, ma non li porto perché so che la gente non mi segue per quel motivo. Comunque, ritornando al topic di prima, è normale che questi influencer, youtuber vengano pagati per fare video su qualcosa che loro non hanno mai trattato, non hanno mai visto. E lì sta poi la scelta dello youtuber se essere ipocrita, cioè o no, se portare ciò che gli piace fare o farlo per i soldi. Ma noi non stiamo discutendo di questo. Come vi ho detto, io ho sempre fatto tutto questo ovviamente perché YouTube è un divertimento, non l'ho mai visto come un lavoro e pure perché non è un lavoro vero, dato che se fai per esempio video solo su Call of Duty e un anno Call of Duty fa cagare come Advanced Warfare, poi finisci per fallire e non riprenderti più. Ma non è questo quello che voglio dirvi. Quello che voglio dirvi è che è normale che gli youtuber vengano pagati, sono influencer come lo sono i calciatori quando sponsorizzano qualcosa, come Ronaldo che sponsorizza, che cazzo è, la crema per i capelli, il balsamo per i capelli, o Messi che sponsorizza la Nike, roba varia, perché sono persone che possono influenzare o dare delle loro opinioni e mandarle, esprimerle a centinaia di migliaia di persone. Ma quello che vi voglio dire è una cosa, se
vogliono pagare delle persone per far sembrare Infinite Warfare bello, sicuramente non vanno da Power, ragazzi, che ha dall'8.000 di 10.000 views. Se delle persone vengono per pagarmi per fare dei video, delle cose, lo fanno perché mi è un canale di competitive, non lo fanno sicuramente per sponsorizzare un gioco, perché io non ho un parco views così enorme, non mi segue così tante persone e sicuramente non vengono quindi a chiedere a me di fare queste cose, per prima cosa. Seconda cosa, non farei mai qualcosa che vada contro i miei principi e la mia persona, ricordate questo, perché se ho una cosa è essere coerente con me stesso e le mie scelte. Oltre a questo, continuiamo avanti con il discorso, ci sono altri commenti che veramente devono essere esaminati, scusatemi se sentite click, ma a volte me li scordo, è il fatto che la gente mi ha accusato di aver copiato questo video. Allora, io mi chiedo, viviamo in un mondo dove ci sono i social network e si può esprimere la mia opinione? Come vi ho detto, vi ho espresso la mia opinione su Infinite Warfare, perché secondo me è uscito questo gioco. Vi ho spiegato che 2 anni fa la richiesta di Call of Duty era di cambiare, di variare il gameplay, perché la gente diceva COD è sempre uguale, è sempre uguale, è sempre uguale, cambiatelo. L'hanno cambiato, ora no, raga, è cambiato, COD non è più COD, torniamo indietro, bla bla bla. Se no, COD è sempre uguale da 2 anni, ora di nuovo nuovo spazio, no, che palle, sono 3 anni di fila, tutto uguale. Quindi non accontenteranno sempre, cioè non riusciranno mai ad accontentare nessuno. Ma quello che mi chiedo io è la gente che arriva e dice: hai preso spunto o hai copiato da qualcuno? Cazzo, ho preso spunto o ho copiato da qualcuno? Uno mi ha detto perfino che ho copiato uno youtuber spagnolo, cioè io mi vado a seguire youtuber spagnoli. Già non riesco mai a seguire YouTube in generale perché sono molto impegnato, ho tante cose da fare. Allo stesso tempo vengono pure a dire che ho copiato uno youtuber spagnolo. Io quello che dico, ma come potete pensare che uno fa un video in cui copia? Magari il titolo può essere uguale, perché è normale, ragazzi. Scrivere Infinite Warfare vs Battlefield 1 mi pare uno dei titoli che 99% delle persone avrebbe messo un video del genere, perché ovviamente va a analizzare 2 trailer di 2 giochi che sono usciti a breve distanza di tempo, che tutti dicono che si contendono sempre il posto per l'FPS di punta e bla bla bla. Ma quello che dico io, cioè, quindi pure se respiro, io sto copiando qualcuno perché lui sta respirando, cioè non capisco queste cose, mi uccidono dentro. E specialmente non è copiare questo, perché se io voglio darvi le... Poi uno mi ha detto che le mie opinioni erano simili a un altro, e io ho detto: cazzo, cioè, ma esiste avere opinioni simili? Viviamo in un mondo in cui siamo 7.3 miliardi più o meno, e è normale che ci siano persone con opinioni simili, specialmente per una cosa come un videogioco. È normale che io abbia l'opinione che non mi piace l'ambientazione spaziale, e le persone direbbero 1.200.000 persone che hanno messo dislike direbbero la stessa cosa, e questo non significa copiare, è un'idea, è una cosa simile. E molte persone non riescono a capire questo, non riescono a distinguere il copiare tra avere la stessa idea, stare sulla stessa linea di pensiero. E a volte mi fa pensare che qua in Italia vige un'ignoranza incredibile, o che siamo tutti italiani medi, quindi grande J-Ax, glielo dovresti cantare a tutti. Ed è veramente triste a volte pensare a queste cose, perché come sapete io vi ho sempre detto: ragionate con la vostra testa. Tutti i video che ho fatto, quando mi sono ispirato a qualcuno, l'ho sempre nominato, l'ho sempre detto, l'ho sempre citato, perché non sono un pezzo di merda in questo caso. Specialmente raramente ho copiato persone, e quando l'ho copiato l'ho detto il perché l'ho copiato, perché magari volevo portare il video in italiano, perché secondo me vi sarebbe stato d'aiuto, altre cose. E specialmente fare video del genere quando si mettono a dettaglio 2 cose non significa copiare. Come dire che tutti i giornali si copiano a vicenda quando fanno il titolo, che ne so, è crollato il governo, oddio si sono copiati, oddio lui ha copiato lui, cioè, capito? È questo quello che voglio dire. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, riassumiamo un pochino di cose. Power copia tutti i video, Power lavora per l'Activision, Power l'hanno pagato per fare il video su Infinite Warfare, e Power è un bimbo che gioca sulla COD. Mi manca una quinta, dai, voglio trovare una quinta. Vabbè, non mi viene in mente, quindi trovatela qui sotto la quinta. Io ragazzi vi saluto, spero che abbiate capito un pochino di cose su questo video, spero che abbiate capito perché esce Infinite Warfare, che 2 anni fa la domanda di Call of Duty era di innovare il gameplay, spero che avete capito perché mi dava fastidio che metteva dislike, spero che avete capito queste cose su YouTube e questi commenti, di avervi chiarito questo.